Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. È successo a Giuseppe Garibaldi dopo l'uscita dalla casa. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. In una svolta inaspettata del grande fratello, Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese entrato nella casa a settembre, è stato eliminato poco prima della finale. Durante questi mesi, Giuseppe ha emozionato, preoccupato e divertito il pubblico di Canale 5 con i suoi flirt, malori e uscite improvvisate. Tuttavia, nella semifinale di ieri sera, ha commesso un errore strategico fatale. Dopo le eliminazioni di Alessio Falsone e Federico Massaro, Giuseppe ha scelto di andare al televoto con Perla, una concorrente molto amata dal pubblico e considerata a rischio vittoria dagli scommettitori. Questa mossa si è rivelata un autogol per Giuseppe, che ora deve fare i conti con la sua uscita dalla casa, mentre Perla celebra la sua nomina a quinta finalista. Al momento dell'annuncio dell'esito del televoto, Giuseppe non è riuscito a trattenere le lacrime, ma è stato prontamente consolato da Alfonso Signorini e Cesare Buonamici. «Tu per me sei una persona davvero speciale», ha detto Signorini, esprimendo il suo dispiacere per l'eliminazione di Giuseppe e sottolineando che lo avrebbe voluto vedere in finale. Cesare Buonamici ha lodato Giuseppe come «l'uomo più buono e generoso della casa», affermando che si sarebbe meritato un posto in finale. Dopo l'uscita dalla Porta Rossa, in una breve clip, Giuseppe ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall'eliminazione. «Sinceramente non me l'aspettavo. Per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c'è stato e ringrazio davvero il grande fratello. La sua eliminazione rappresenta un colpo di scena inaspettato, lasciando il pubblico e i fan del programma a riflettere su quanto possa essere imprevedibile il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.